Ciao a tutti ragazzi, sono Joseph 15 e ben ritrovati nel canale. Oggi vedremo un'altra volta i pianeti. Vi ricordate in uno dei primi video che avevo fatto, vi ricordate che avevo già fatto i pianeti, vi ricordate? Vedete? Ve li avevo già fatti vedere i pianeti, però oggi non faremo i pianeti. Studieremo i pianeti quando ci mettono a orbitare intorno al Sole. Allora, ora ve li faccio vedere. Il primo pianeta che troviamo è Mercurio, vedete? Io ho colorato, però vedete, si è un po'. Anzi, non un po', volevo dire, si è tutto scolorito. Comunque, il primo pianeta a partire dal Sole è Mercurio. Mercurio ci mette circa 2 mesi a fare un'orbita intorno al Sole. Il prossimo pianeta a partire dopo Mercurio è Venere. Venere, per fare un giro intorno al Sole, impiega circa, ma proprio circa, non lo so proprio bene, però ci impiega circa sette mesi. Il prossimo pianeta invece che andremo a vedere è la Terra. La Terra ve l'avevo già detta nel video dei pianeti. Per fare un'orbita ci mette un anno intero a fare un giro completo intorno al Sole. E ora passiamo al prossimo pianeta. Il prossimo pianeta è Marte. Marte, sapete quanto ci mette a fare un'orbita? Ci mette in realtà il doppio della Terra, che sarebbero 2 anni. E ora ve lo faccio vedere. Così, vedete bambini? Vedete? Ci mette il doppio della Terra. Vabbè, ora non ve lo posso far vedere bene, però comunque Marte ci mette in tutto 2 anni a compiere un giro completo, mentre invece questo è un anno. Ci mette il doppio. Il prossimo pianeta che vedremo è Giove. Giove è il più grande pianeta di tutto il sistema solare e per fare un'orbita ci mette circa 13 anni per fare un giro completo attorno al Sole. Il prossimo pianeta che vedremo è Saturno. Saturno, sapete che ha, de, de, ha, come si dice bambini, ha degli anelli intorno a lui e ci mette ad orbitare intorno al Sole circa 29 anni per fare un'orbita intorno al Sole. Il prossimo pianeta che vedremo ancora è Urano. Urano, sapete quanto ci mette ad orbitare intorno al Sole? Urano, per orbitare intorno al Sole, ci mette circa 83 anni. Il prossimo pianeta che vedremo è Nettuno. Nettuno potrebbe inghiottire anche 57 terre. Ve lo faccio vedere dalla gratitudine. La grandezza qui dovrebbe sembrare un po' uguale, vedete bambini? Solo però che nello spazio vero in realtà non è così. Nello spazio vero in realtà dovrebbe essere così Nettuno, dovrebbe, perché poi il Nettuno in realtà può inghiottire 57 terre. Solo che ora non lo possiamo vedere, bambini, perché qui li hanno fatti più o meno della stessa grandezza. Vabbè, comunque per orbitare intorno al Sole ci mette esattamente 166 anni per compiere un giro. Tutto chiaro, ragazzi? Ciao e al prossimo video di Joseph 15 e mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!